in illam orationem metellinam addidi quedam. Ho aggiunto certe cose addidi quedam, ho fatto qualche aggiunta in illam orationem metellinam, in quell'orazione contro Metello, scrive sempre Cicerone ad Attico. Quedam è l'accusativo neutro plurale del pronome indefinito quidam, quedam, quiddam. Esso indica sempre una persona o una cosa reale, ma che non si vuole specificare. Cicerone scrive infatti ad Attico di aver aggiunto certe cose, cioè di aver apportato alcune modifiche che però non vuole specificare. Esaminiamo la declinazione del pronome quidam, quedam, quiddam. È un composto dell'indefinito quis, quid, con l'aggiunta del suffisso indeclinabile dam. Partiamo dal singolare. Al nominativo quidam, un tale, un certo, quedam femminile, una tale, una certa, neutro, quiddam, una tale cosa, una certa cosa. Genitivo singolare cuiusdam, di un tale, di un certo, cuiusdam femminile, di una tale, di una certa, cuiusdam neutro, di una tale, di una certa cosa. Dativo quidam maschile, a un tale, a un certo, quidam femminile, a una tale, a una certa, quidam neutro, a una tale, a una certa cosa. L'accusativo quendam, un tale, un certo, complemento oggetto, femminile quandam, una tale, una certa, complemento oggetto, quidam neutro, una tale, una certa cosa, complemento oggetto. Ablativo quodam, con un tale, con un certo, quadam, con una tale, con una certa, neutro quodam, con una tale, con una certa cosa. Plurale. Nominativo quidam taluni certi, femminile quedam talune certe, neutro plurale quedam, certe cose, talune cose. Genitivo plurale quorundam, di taluni, di certi, quarundam, di talune, di certe, quorundam, di talune cose, di certe cose. Dativo quibusdam, a taluni, a certi, quibusdam femminile, a talune, a certe, quibusdam neutro, a talune cose, a certe cose. Accusativo plurale maschile quosdam, taluni, certi, complemento oggetto, femminile quasdam, talune, certe, neutro plurale quedam, talune, certe cose, complemento oggetto. Ablativo quibusdam, con taluni, con certi, a causa di taluni, a causa di certi, quibusdam, con talune, con certe, quibusdam, neutro plurale, a causa di talune cose, a causa di certe cose. Est autem Caius Herennius quidam tribunus plebis, quem tu fortasse ne nosti quidem. Est autem Caius Herennius quidam, c'è un certo Caio Herennio, tribuno della plebe, tribunus plebis, quem tu fortasse ne nosti quidem, che tu forse non conosci nosti neppure né quidem. In questo esempio, tratto dalle lettere che Cicerone scrive ad Attico, l'oratore parla di un certo Gaio Herennio, Caius Herennius quidam. Quidam è qui usato come aggettivo. La declinazione è sostanzialmente identica a quella del pronome che abbiamo già visto, con l'eccezione del nominativo e dell'accusativo neutro singolari, per i quali è attestata la forma quoddam.